Giorgio Almirante, 72 anni, nato a Sasso Maggiore da famiglia siciliana, segretario quasi eterno dell'MSI, da 40 anni alla guida del suo partito, anche se non sempre come segretario. Si laurea a Lettere a 23 anni, ma già a 17 scrive sul Tevere di Telesio Interlandi, l'apostolo italiano del razzismo hitleriano. Nel 40 va come volontario corrispondente di guerra in Africa, torna con una croce al valor militare. Il 25 aprile del 43 però i suoi colleghi lo cacciano dal giornale, torna a fare il soldato. I tedeschi lo arrestano e lui aderisce alla Repubblica di Salò. Diventa il capo di gabinetto del ministro Mezzasoma. Dopo la fine dell'avventura di Salò, 2 anni di clandestinità con il nome di Giorgio Alloni. Torna in pubblico, entra in politica, fonda con altri il Movimento Sociale e nel 47 è il primo segretario nazionale. Nipote di attore, calciatore dilettante da giovane, ama la cucina genovese, adora Dante Pirandello, è uno degli eterni della politica italiana. Occhi azzurri tra l'ammiccante e il tagliente, sa essere mellifluo e insultante, misuratissimo e demagogo, gli strumenti oratori li conosce tutti. All'inizio ha teorizzato lo scontro frontale col sistema, poi si è calmato, ma ha sempre oscillato, dicono, tra la moderazione vellutata e l'oltranzismo violento. Ha resistito a tutti e a tutto, passando attraverso scissione e tentati colpi interni. Per sostituirlo, hanno detto, lo dovranno imbavagliare, perché se parla è riconfermato. Eppure proprio lui nel 47, mentre lo facevano segretario, di sé diceva fanno me perché sono il più scalcagnato di tutti. Allora, onorevole Almirante, il più scalcagnato di tutti dopo 40 anni è ancora lì. Gli altri allora com'erano? Gli altri non erano affatto scalcagnati, erano meno resistenti. Senta, ma qual è stato l'avversario più duro in questi anni all'interno del suo partito? Mi dispiace parlare di avversari perché fra l'altro non sono più al mondo. Sono stato in pesante ma non personale polemica per molti anni con l'allora segretario onorevole Michelini, ecco, al quale voglio un sacco di bene. Ecco, a proposito di Michelini, nel 63, a conclusione di un congresso del suo partito che aveva confermato Michelini segretario, lei lo insultò gridandogli antifascista. Cosa aveva fatto di così orribile? No, io non ricordo di aver dato dell'antifascista a nessun fascista. E Michelini non meritava certamente quell'eventuale insulto. Mi fa piacere che lei lo consideri un insulto. Senta, perché lei di sé dice sono fascista? Anzi, la parola fascista ce l'ho scritta in fronte e più di così non potrei esserlo. Esattamente cosa vuol dire? È la verità. Vuole dire che non sono mai stato obbligato a diventare fascista, a continuare ad essere fascista nei tempi buoni e felici in cui essere fascista poteva rappresentare una comodità o un vantaggio. Sarebbe veramente vergognoso che una volta che il fascismo non rappresenta più un vantaggio ma uno svantaggio, qualche volta un pericolo, un rischio comunque, sarebbe vergognoso da parte mia non insistere. Senta, ma è vero che il suo vero modello politico è il ministro Mezzasoma che morì con Mussolini? È il mio modello umano Mezzasoma, l'uomo più sano, più pulito, più ferventemente e pulitamente cattolico che io abbia mai conosciuto. Ecco, ma un uomo che ha saputo morire. Essere fascista per lei è oggi, in due parole, cosa vuol dire? In due parole, credere nella triade Stato, Nazione, Lavoro, con libertà e nella libertà. Senta, comunque, certamente vuol anche dire non essere democratico. Se è vero come è vero che lei ha detto democratico è un aggettivo che non mi convince. Ecco, che cosa non la convince? Vuole leggere per cortesia i resoconti di tutti i giornali. Questo l'ha detto a Gianna Preda. I resoconti di oggi, di tutti i giornali, nessuno escluso, che descrivono la situazione di Montecitorio. Io non parlo di aula sorda e grigia, per carità, parlo di aula vile, vile e incapace. Ecco, se però questa è la democrazia, io democratico non sono. E in Parlamento so stare senza cedere ai suggerimenti, alle tentazioni della falsa democrazia. Senta, però è certo che il 12 settembre del 73, il giorno dopo il golpe di Pinochet in Cile, lei in un discorso incendiario invocò anche per l'Italia una soluzione tipo cilena. Se lo augura sempre, no, anche adesso. No, assolutamente no, non è pensabile. Manca l'uomo, manca il clima a livello interno e a livello internazionale. Quindi è solo un peccato? No, non è un peccato affatto. In un determinato momento politico, un uomo politico può esprimersi come crede, ma nulla intacca da 40 anni a questa parte la mia fede nella libertà. Ecco, ma senta, ma secondo lei Pinochet è fascista o no? No, Pinochet è un dittatore. E basta? E basta.
Senta, ma quanto conta la divisa nel look di un dittatore, secondo lei? È la divisa, importante o no? No, dicono che io sia un uomo ben vestito, il merito è tutto di mia moglie. L'unica divisa che io porto è quella che mia moglie gentilmente mi predispone. Ecco, volevo dire, ma allora quando le è venuto l'idea del doppio petto? Voglio dire, un'idea sua oppure appartiene... No, il doppio petto mi è stato attribuito, non ho mai ecco, pensato. Ma appartiene alla storia della destra oppure una sua idea, una sua invenzione? La storia della destra è una cosa seria, il mio doppio petto è una cosa meramente marginale. Ecco, ma lei del suo passato rifiuta qualcosa oppure in lei... come dire, c'è l'accettazione. La mia formula è non rinnegare, non restaurare. Quindi io non rinnego nulla del mio passato, il che non vuol dire che io ripeterei il mio passato in tutti i suoi Ecco, mi dica una cosa che non farebbe di sicuro. Una cosa che non farei di sicuro è usare violenza contro un avversario politico. Perché l'ha fatto? No, non l'ho fatto. Ma no, voglio dire una cosa che non farebbe di quelle che ha fatto. No, e non l'ho fatto, quindi io potrei ripetere tutto quello che ho fatto senza pensare. Ma quindi allora non c'è qualcosa che non rifarebbe? Non rifarei quello che potevo fare in regime fascista, obbligare altri a portare una certa divisa, negare la possibilità di critica. Qualche volta può darsi quindi che non eserciterebbe quella violenza che ha usato in qualche esatto, modo. Ma non ho usato alcuna violenza. Senta, tornando al problema della democrazia, il suo numero due vero o presunto, Pino Rauti, ha detto testualmente: noi siamo contrari alla democrazia parlamentare in linea di principio, per questioni ideologiche, perché non crediamo all'uguaglianza degli uomini, noi crediamo alla differenza. Lei è d'accordo, no? Io non sono d'accordo nella forma, ma sono d'accordo nella sostanza, cioè? Se Pino Rauti ha voluto riferirsi, ripeto, a quello che oggi tutti i giornali scrivono, e cioè sta per nascere la Seconda Repubblica, bisogna dare luogo ad una nuova Repubblica, la Repubblica è fallita, la Costituzione è nata dalla Resistenza. No, ma qui si parla di differenza degli uomini, di negare l'uguaglianza. No, negare l'eguaglianza degli uomini io certamente non lo approvo, non lo condivido, questo non lo sento. Ecco, ma è vero che Pino Rauti è è il numero due del partito? Senta, no? Ma perché non convoca Pino Rauti in una conversazione? No, lei è il segretario, glielo posso chiedere. Io non amo parlare a nome degli altri. No, ma a nome suo, voglio dire. Chi tutti è? Allora diciamo diritto, così, chi è il suo successore? No, io non lo so chi sia. So soltanto che verrà svolto il nostro congresso nazionale. Quando? Come il nostro statuto prescrive. Ecco, esattamente, se non ci fossero state le elezioni, in questo momento noi saremmo in fase precongressuale perché entro giugno, grosso modo, avremmo svolto il nostro congresso. Ma lei pensa di lasciare o no? Essendoci le elezioni, si va al congresso naturale, dopo certo. Le elezioni. D'accordo. E al congresso io mi presenterò correttamente come il segretario dimissionario. Sì, ma pensa di lasciare o no? Mi dica una cosa vera. Io penso di lasciare. Pensa? Penso di lasciare. Allora in mente un erede non ce l'ha? Non ho in mente un erede perché non sono monarchico né seguo l'istituto monarchico. È uno che possa aspirare? Tutti. Va bene. Senta, lei spesso dice che nel suo partito ci sono dei piccoli ducetti. Vuol dire che lo stile mussoliniano oggi è da rifiutare nell'MSI? No, lo stile mussoliniano non è ripetibile, diventa ridicolo, assolutamente. E allora Ducetti cosa intende? Se io mi metto così, lei ride, io faccio ridere. Senta, ma Ducetti cosa intende allora? Ducetti sono coloro che aspirano a mettersi così. E ce ne sono molti nel suo partito? Ce ne sono in tutti i partiti, ci sono anche alla testa di... Guardi Craxi, so che lei è in buoni rapporti con l'onorevole Craxi. Sì, più Ducetto di così, e non sono io che lo dico, è Forattini che lo dice nelle sue veramente splendide caricature. Ecco, ma anche lei una dispiace che Forattini non si occupi di lei nella sua caricatura? Ma se ne è occupato di me, però beh, Forattini poco. Non riesce a caricaturarmi perché io sono un tipo ormai alla moda così. Ecco. Senta, ma lei di Mussolini che ricordo ha? Ho un tenero ricordo. Cioè? Una telefonata. Era il giorno in cui, me lo lascia dire certo. In poche parole, era il giorno in cui gli alleati stavano entrando in Roma, se non erro 4 giugno del 1943. Io come capo di gabinetto del Ministero della Cultura Popolare avevo le notizie attraverso le nostre stazioni di intercettazioni, allora non c'era la televisione, intercettazioni radio, e quindi potevo seguire le notizie via via che esse si svolgevano, e Mussolini telefonava. Non a me personalmente, al Ministero per sapere le notizie. Quel giorno telefonò a me personalmente. E cosa si metta nei miei panni. Io, giovanissimo, per me Mussolini era tutto. Io tremavo quando mi dicevano il Duce al telefono, il Duce al telefono. La sua telefonata fu dura, tagliente, la prima. Almirante, che notizie mi date? E gli diedi le notizie.
Poi una seconda telefonata dopo un'ora. Almirante, che notizie mi date? E io gli diedi le notizie. Una terza telefonata. Almirante, quali sono le notizie? E poi, posso chiamarla, posso chiamarvi ancora? Quel posso chiamarvi mi aprì una voragine. Sì. Una voragine di disperazione e di tenerezza. Senta, ma... al tempo stesso. Ma c'è qualcuno nella vita politica di oggi che glielo ricorda? No. Nessuno. Senta, ma secondo lei come si comporterebbe oggi, se si può immaginare, Mussolini nell'Italia politica di oggi, in una battuta? E se Mussolini fosse arrivato ieri nel Parlamento italiano avrebbe preso anche fisicamente, forse a calci tutti quanti, noi compresi, per essere lì in quella Senta, borgia. Senta, l'onorevole De Mita recentemente, lei l'avrà sentito, ha detto che quella italiana è una situazione prefascista, lei è d'accordo? Io credo che De Mita sia l'esempio più lontano da ogni possibilità di accostamento con la parola fascista, nel bene e nel male. Senta, ma... No, ma lui parlava della situazione, che la situazione... Della situazione. Sì. Ecco, ma quando uno parla della situazione non è credibile. Senta, ma che cosa le piaceva di meno di Mussolini? Ma forse gli stivaloni. Beh, avrà avuto anche qualche difetto lui, immagino, anche per no, lei. No, per carità. Me ne dica uno. Non ho detto era immune. No, me ne dica uno. Era solo. È un difetto? Sì. Perché? E non è soltanto il destino, è anche l'indole, il temperamento... che porta alla solitudine. E il suo di peggior difetto qual è, onorevole ammirante? Il mio è che sono troppo poco solo, è proprio all'opposto. Senta, parlando dei suoi difetti, invece, la giornalista Gianna Preda, con molta cattiveria, ha scritto: da quando ammirante ha i soldi, le donne e le scarpe di coccodrillo giallo, che non vedo oggi, no, però, si è montato la testa. È vero, si è montato la testa. Prima di tutto momento. I soldi, francamente, non lo dice li ho. Lei, no. Ecco, lo ha detto, poverino, sì. Non c'è più, quindi non rispondo polemicamente in senso di rispetto per una... Senta, ma allora diciamo così, a proposito di donne, l'amore è stato importante nella sua vita? Molto. Ecco, ma c'è, come dire, una donna ideale, una donna... Guardi, non lo dico per convenzione, mia moglie. Non lo dico per convenzione. Ma un ideale di donna, a parte sua moglie, diciamo, nelle grandi personaggi femminili della sua giovinezza o della sua personaggi viventi o no, insomma, nella mia fantasia, non so, qualche fantasia. Beh, Madame Roland, io perché? Sono perché il più bel libro che sia stato scritto secondo me è l'Histoire des Girondins di Lamartine. Senta, e lì campeggia questo personaggio straordinario di donna quando la portano al patibolo e dice: oh libertà, quanti delitti si compiono in tuo nome. Io penso ai delitti che sono stati compiuti in nome della libertà in Italia, dall'una e dall'altra parte. Senta, ma parlando invece di attrici? Parlando di attrici, beh, la mia preferita era Brigitte Bardot. Ah, senta, ma quali sono le qualità principali che lei cerca in una donna? Beh, io cerco il senso in una donna e cerco la capacità di essere amica e al tempo stesso... se capita questa fortuna moglie e al tempo stesso serena ispiratrice. Ecco, senta, lei, se non sbaglio, è stato sposato due volte, no? Sì. Cioè, si è divorziato e poi è risposato? Sì, sono divorziato e sposato. Ecco, questo non ha impedito però più... di fare la battaglia contro il divorzio. Non ha avuto problemi di coerenza? Non ho avuto problemi di coerenza perché ero nel partito in minoranza nel sostenere la tesi opposta, però ho convocato a suo tempo una riunione. Sono rimasto in minoranza, 16 contro, uno solo a favore, e ho dichiarato che mi rimettevo alla volontà del partito. Ecco, ma lei la rifarebbe quella battaglia? No, non la rifarei, no. Ecco, lei però, alcuni anni prima del referendum sul divorzio, a un settimanale francese per soli uomini, lui, aveva dichiarato: noi non siamo affatto contrari al divorzio, siamo favorevoli a tutto ciò che concerne la libertà sessuale dell'uomo e della donna. Ecco, che cos'è che le ha fatto cambiare idea però dopo? No, ripeto, io non ho cambiato idea. Ho sempre pensato che la legge sul divorzio fosse opportuna e che non bisognava sopprimerla. Però, come le ho spiegato, mi sono rimesso alla volontà del partito. Non lo avrei fatto per altri problemi che avessero toccato più profondamente la mia intimità, la mia persona. Ecco, lei sempre in quell'intervista però, parlando di pornografia, di escalation della pornografia nel cinema in particolare, disse che lei era d'accordo... perché, cito testualmente, la nostra liberalità ci conquista le simpatie degli intellettuali,
che avevano creduto che le libertà si trovassero solo a sinistra. Lo non ho mai scritto, fatto dichiarazioni di questo. Questa è un'intervista a lui del 72. Ma appunto lei mi ha detto intervista per soli uomini, no, no, un giornale un per soli uomini. Giuro, non mi ricordo assolutamente. Glielo manderò. Però se lei ha la bontà di riconoscermi un certo stile, una certa capacità di esprimermi, quella frase evidentemente è artefatta, non è mia. Ecco, comunque, questa era scritta, io l'ho riportata come tale, non è mai stata smentita, voglio dire. Poco importa. Onorevole Almirante, lei spesso parla della necessità di un'alternativa di destra in Italia. Ecco, con chi vorrebbe farla, in due parole? No, io vorrei farla nel quadro di una nuova Costituzione della Repubblica, cioè fino a quando le cose non cambiano, le regole del gioco non cambiano, un'alternativa di destra evidentemente non può realizzarsi, perché la mia opposizione, la nostra opposizione non è nei confronti di un governo, è nei confronti di un sistema tutto intero. Una volta che si sia realizzato, che si cammini verso la nuova Repubblica, e allora il nostro ruolo diventa via via più importante. Ma quando vi dicono che siete la ruota di scorta della Democrazia Cristiana, lei è la cosa più risponde? Grossa imbecillità che si possa Perché? Dire. Perché è vero il contrario, basti, ripeto, io insisto ancora su quello che sta succedendo in questi giorni, se è caduta assolutamente nel ridicolo la funzione della Democrazia Cristiana con l'astensione nei confronti del proprio governo, e ciò è dovuto anche all'atteggiamento che ha tenuto il Movimento Sociale Italiano, unico partito che non si è prestato ai giochi dell'ultimo o dell'ultimissimo. Ecco, voi infatti non avete avuto quasi niente da dire durante questa crisi. No, abbiamo avuto moltissimo da dire, abbiamo detto le sole cose che poi sono diventate vere. Fino a 15 giorni fa nessuno pronosticava lo scioglimento delle Camere, erano le tesi avventurose di Giorgio Almirante e di un piccolo gruppo. Adesso abbiamo vinto questa battaglia. L'avvocato Agnelli, ieri in televisione, parlando con Biagi, ha detto che sia pure con calci negli stinchi e poi dita negli occhi durante la campagna elettorale, dopo l'elezione, secondo lui, ci risarà di nuovo il pentapartito. Ecco, lei cosa pensa? Agnelli farebbe bene a non uscire dal campo di calcio prima che la Juventus abbia vinto, sono juventino, e farebbe anche bene a occuparsi soltanto di pallone e di Fiat, naturalmente. Io non mi occupo di Fiat, mi occupo di politica. Quindi lei pensa che... E penso che abbia detto delle sciocchezze. Senta, lei non è mai stato tenero con la giustizia italiana. Perché, se non sbaglio, lei era contrario al referendum? No, ai referendum non sono affatto contrario. All'istituto referendario sono estremamente referendum. Favorevole. No, parlavo di questi. Quanto a quei referendum, io sono favorevole ai referendum sulla giustizia e anche in parte a quelli sul nucleare. E devo dire che nei confronti della magistratura non mi permetto di esprimere giudizi, però io ho avuto delle esperienze che nei confronti di taluni magistrati sono estremamente pesanti per me. Io ho aspettato 7 anni prima di avere giustizia dalla giustizia, ecco, io... a proposito di Almirante il fucilatore e via dicendo. Ecco, io vorrei chiederle, sempre restando in tema di giustizia, lei è uno di quelli che hanno sostenuto in modo fiero e determinato la teoria delle stragi di Stato, cioè ha sempre sostenuto che furono i servizi segreti a orchestrarle. Lo pensa sempre? E lo penso di più, perché in queste ultime settimane ho cercato di seguire le vicende relative al terrorismo e ai processi. E adesso siamo a Bologna, non è vero? Ecco. Devo dire prima di tutto che guardando ai processi in questi giorni io seguo molto di più quello di Milano nei confronti degli assassini del povero Ramelli che quello di Bologna nei confronti di ancora anonimi personaggi. E devo dire che le mie accuse nei confronti dei servizi segreti crescono di peso ogni giorno che passa. Ecco, però resta un fatto che gli uomini più in vista dei servizi segreti di allora sono finiti, non tutti ma molti, eletti nelle liste dell'MSI, cito Miceli all'Avena per non parlare di De Lorenzo. Lei cita ecco, Miceli. Mai? Miceli è stato in galera per 6 mesi, carcere preventivo, e poi è stato prosciolto con formula piena. E quando è venuto nel Movimento Sociale Italiano, questa vicenda si era già svolta, era dietro le sue spalle, è entrato da noi come perseguitato dalla giustizia. All'Avena e De Lorenzo anche. All'Avena non è nel Movimento Sociale. Era nelle liste. Senta, adesso è tornato in Italia uno dei protagonisti della strategia della tensione, Stefano Delle Chiaie, che in un'intervista all'Europeo ha dichiarato apertamente di aver ricevuto da lei soldi e finanziamenti durante la latitanza. A successiva domanda ha risposto
che i soldi arrivavano tramite un intermediario di cui non ha fatto il nome. Sì. È anche troppo evidente che ha detto cosa menzognera, perché da quindi me non ha vero. Mai ricevuto. Lei lo nega? Nego assolutamente di aver mai dato finanziamenti. Ma che rapporto aveva lei con Delle Chiaie? Il mio rapporto con Delle Chiaie ha avuto luogo fino a quando Delle Chiaie è rimasto nel Movimento Sociale Italiano, cioè se non sbaglio fino al 1956, non ricordo bene. E poi non l'ha mai più visto? E poi non l'ho più mai visto. Mai avuto più nessun non rapporto? Non l'ho più visto, più nessun rapporto. Ecco, Delle Chiaie dice di avere anche lui un suo libro bianco. Ecco, secondo lei chi deve aver paura delle eventuali rivelazioni di Delle Chiaie? I servizi segreti, la cosiddetta giustizia di Stato, non certamente io. Lei non ha paura? Oh, no, no. Assolutamente. Assolutamente. Ecco, no, glielo chiedo perché nel giugno del 74 l'ammiraglio Birindelli, che era presidente dell'MSI allora, si dimise dicendo che troppi fatti macchiavano il suo partito. Gli elencò testualmente: bombe alla Fiera di Milano, strage di Piazza Fontana, golpe borghese, rosa dei venti, strage di Brescia, strage dell'Italicus. Lei deve farmi la cortesia di permettermi di ricordare che il Movimento Sociale era Italiano ha subito una scissione pesantissima, promossa, come fu detto, ripetuto, da ambienti politici vicini ad un certo settore della Democrazia Cristiana, con l'aiuto dei servizi segreti di Quale tutti settore coloro... della Democrazia Cristiana? Il settore fanfaniano allora era molto vicino a taluni fra coloro che abbandonarono tradendo la loro missione, il Movimento Sociale Italiano. Ora, uno dei protagonisti di quell'evento fu esattamente il personaggio che lei ha citato. Io mi permetto di rispondere con il massimo disprezzo nei confronti di quel personaggio e di tutti coloro che ci hanno e mi hanno pugnalato alla schiena. Senta, lei viene da una famiglia di attori. Sì. Ecco, quanto le è servita l'esperienza del palcoscenico nella vita politica? Immensamente, soprattutto il mio povero zio Gigi, Gigetto Almirante, allora famoso interprete di Pirandello, il quale quando lo andava a trovare in camerino mentre si truccava diceva: Giorgino, vai a vedere se c'è gente. E io correvo al palcoscenico, il teatro si stava riempiendo e gli davo le buone notizie. Una volta gli chiesi: ma zio, perché... E disse: perché verrà il giorno in cui il teatro sarà vuoto e io devo, è la paura che anche lei... io devo prepararmi a uscire in punta dei piedi. Non è la paura, è la prospettiva di ogni uomo che affida a se stesso un compito nel quadro consentitogli. Ecco, ma quanto deve del suo successo di leader a questa sua esperienza, a questo suo rapporto in qualche modo col teatro e quindi alla sua capacità oratoria che riconosce? Io credo molto, a prescindere dalla capacità oratoria, proprio... Vabbè, questa è riconosciuta. Sono uomo di palcoscenico, non sono uomo di anticamera. Ecco, ma chi è stato il suo maestro dal punto di vista oratorio? Se c'è stato un maestro, un no, modello? No, non c'è stato un maestro, non nessun sono modello. Mai andato a scuola di recitazione, la consiglierei a qualcuno, ma io non... A chi la consiglierebbe? Un uomo politico che ho già nominato in precedenza. Senta, ma ecco, a proposito di uomini politici, mi dà un giudizio, uno l'ha già dato, sui leader politici concorrenti dal punto di vista dell'efficacia... Proprio solo dell'efficacia del linguaggio, mi interesserebbe, lei che è riconosciuto come uno dei bravi, faccia una pagella. Ma facciamo un po' una pagella. Pagella a seguito proprio delle riunioni ultime della Camera dei Deputati e darei un 8, forse un 9 a Fanfani, che poi? È stato molto bravo proprio per motivi di stile, di capacità di esprimersi alla toscana ma con contenuti solidi. Poi? E all'estremo opposto metto il solito De Mida e per i contenuti e per, voti, il modo, e per il modo ci metto anche Craxi. E l'arroganza non paga, e non si può scambiare l'abilità, la capacità con l'arroganza. È stato eccessivo in questo caso. Senta, ma lei di far l'attore non l'ha mai pensato? No, ci ho pensato e ci ho pure provato. Quando ero studente universitario c'era una piccola... così un piccolo gruppo di studenti che volevano recitare, abbiamo anche recitato, fu un fiasco per quello che mi riguardava, perché non sapevo dove mettere le mani. Sì. Per quello ha preferito la politica. Ho preferito la politica perché si sa, purché si sappia si sa dove mettere le mani. Purché si sappia dove si mettono le mani. Senta, lei lo sanno tutti, l'ha detto anche prima, è appassionato di calcio e se non sbaglio ha anche Juventino, giocato. Juventino, sì. Ecco, Juventino, ma secondo lei... All'ala sinistra ho giocato, malissimo. Ecco, ma secondo lei chi è... stato il più grande calciatore di tutti i tempi nel dopoguerra?
Io ricordo Orsi e prima di lui Hirzer, ma ero ragazzino io, e lei, fra non gli era, ultimi? Lei non era nato, e poi Platini. Senta, le volevo fare un'ultima domanda, onorevole Almirante. Ma se lei non fosse stato Giorgio Almirante, chi avrebbe voluto essere? Beh, veramente non lo so. Non so chi avrei voluto essere, perché sono contento di essere quello che sono, non per il successo conseguito, ma per la capacità di prevedere il momento del mancato successo, per la capacità di entrare e di uscire dalla scena senza dare troppo di più. Per adesso è entrato solo, uscito non ancora. Sì, ma dico, la mia capacità in prospettiva, ne sono certo, saprò uscire dalla scena, e quando un uomo è certo di poter dire come finirà, sul terreno morale, anche sul terreno direi fisico, allora è un uomo destinato ad essere contento di sé.